L'ultimo alito di vita terrena di Benedetto XVI è stata l'ultima vera notizia del 2022, un anno segnato indelebilmente dalla guerra in Ucraina. Il 24 febbraio, con l'inizio dell'invasione russa, il mondo è precipitato in un dramma carico di morte e paure. Difficile stimare il numero delle vittime in un balletto macabro di cifre e propaganda. Certo è che si devono contare a migliaia, tra militari e civili, come a Bucha, dove a inizio aprile si scopre un eccidio compiuto dagli invasori russi. Oltre 300 cadaveri gettati in fosse comuni. E mentre si succedono le stagioni e torna un gelido inverno che una gran parte della gente ucraina sta vivendo al buio e al freddo, dal paese sono fuggiti in oltre 7 milioni di profughi, di cui la metà nel primo mese del conflitto. In Italia ne sono giunti circa 160.000. Nella ricerca della pace si è sempre speso Papa Francesco, destinando energie, preghiere e lacrime, come quelle versate l'8 dicembre nella sua supplica all'Immacolata. Per il nostro paese è stato un anno di conferme e cambiamenti ai vertici delle istituzioni, dalla rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, alle dimissioni di Mario Draghi e all'arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, prima donna a capo del nostro governo, passando però per le elezioni politiche che hanno fatto segnare la più alta astensione di sempre per l'Italia repubblicana. Passaggio di consegne pure al vertice della CEI, finisce il suo mandato il Cardinal Bassetti e a presiedere i Vescovi italiani arriva il Cardinal Zuppi. E se lo stato di emergenza Covid decretato a fine marzo ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ma attenzione, il virus ancora circola, i preoccupanti effetti del cambiamento climatico si sono succeduti lungo la penisola. La pesante siccità nell'estate più calda mai registrata dal CNR, la devastante alluvione nelle Marche e la frana del Monte Pomeo a Ischia hanno seminato morte e distruzione. Si poteva evitare tutto ciò. Il 2022 ci ha visti dire addio anche a personalità che hanno attraversato le nostre vite lasciando un segno, a partire dal presidente dell'Europarlamento Davide Sassoli, e poi, lungo i mesi, la grande Monica Vitti, l'ex leader DC Ciriaco De Mita, il decano dei direttori Eugenio Scalfari, il re dei divulgatori Piero Angela. In un mondo globale è entrato nei nostri confini anche il lutto della monarchia britannica per la morte di Elisabetta II dopo 70 anni di regno, con l'ascesa al trono di Carlo III, mentre un'altra donna, la giovane Mahsa Amini, uccisa dalla polizia morale in Iran, è diventata l'icona della protesta contro un regime che miete vittime, a cominciare dalla libertà. Come icone sono state Mikhail Gorbachev, che ha traghettato il Novecento oltre la divisione in blocchi est-ovest, spentosi ad agosto, e Pelé, che due giorni fa se n'è andato, lasciandoci la magia del calcio dentro gli occhi. Quella magia che è mancata nel Mondiale Catarino per il numero indefinibile di lavoratori morti nella costruzione degli stadi, per le violazioni dei diritti umani nel paese e, seppur di minor conto, per l'assenza dell'Italia. L'unico frammento di vera emozione è stata la finale Argentina-Francia, che ha visto il successo dei sudamericani, issando Capitan Messi nell'Olimpo dei grandissimi.